Traction 4x4, leader nella vendita di articoli per fuoristrada, oggi certificata dal TUV per la gestione della qualità. Da oltre 15 anni produce sospensioni e prodotti di alta gamma testati rigorosamente nelle competizioni e in un reparto interno dotato di macchinari all'avanguardia per il controllo e sviluppo. Sul sito www.traction4x4.it troverai un catalogo completo di prodotti, novità e tante offerte. Acquista direttamente online e ricevi comodamente a casa tua i migliori prodotti per il tuo 4x4. Il crossodromo di Gattinara in provincia di Vercelli ha visto confrontarsi i protagonisti della stagione 2019 della velocità in fuoristrada. Coloro che hanno animato i round precedenti sono stati in corsa per i titoli italiani fino all'ultima curva. Gara spettacolare, disputata da 23 concorrenti a bordo di autentici gioielli della più recente tecnica del 4x4. Prototipi spinti da potenti motori di derivazione motociclistica o di vetture 4x4. In quello che per molti è uno dei tracciati più selettivi e tecnici, sono scesi in pista per confrontarsi in passaggi caratteristici del circuito vercellese. I piloti sono stati chiamati a dare il meglio della loro sensibilità della guida fuoristrada, dando vita ad accesi duelli senza esclusione di colpi, talvolta finiti a sportellate per guadagnare qualche secondo utile a raggiungere il podio più alto. Probabilmente è stata l'ultima domenica estiva della stagione, che ha visto sole splendente, cielo terso e temperatura decisamente calda, che ha asciugato un terreno altrimenti fangoso per via delle piogge insistenti nei giorni scorsi. Temperatura estiva quindi che ha fatto da cornice alla sesta e ultima tappa del Trofeo Italia di velocità UTV 4x4 UNICEF. Buongiorno a tutti, sono Cristina. Ci siamo arrivati all'ultima prova del Trofeo Italia 4x4 MSP UNICEF, UTV e 4x4. Siamo a Gattinara, una splendida pista gestita dal Motoclub e da Adamo Moro. È veramente una bellissima pista curata in tutti i dettagli. Siamo un buon numero di iscritti, ormai si danno battaglia proprio sul filo di lana per accaparrarsi il trofeo assoluto. È una bellissima giornata dopo un trofeo caratterizzato soprattutto dalla pioggia. E che dire, in questo momento si sta svolgendo il briefing, il direttore con i piloti, e a breve, veramente a breve, si dà inizio a questa ultima fatica del Trofeo Italia 4x4, organizzato da Marchi Daniele per conto del Sarzona Fuoristrada. E niente, buon divertimento a tutti e ci vediamo dopo, e sarà spettacolare sicuramente. Ciao! 23 i partecipanti che si sono dati appuntamento il sabato per le verifiche tecniche e il primo briefing. La domenica si è entrati subito nel vivo della competizione con tutti gli equipaggi in gara, suddivisi nelle varie categorie che si sono distribuiti tra le varie prove speciali per aprire le danze off-road. Finora come sta andando il campionato? Ma non sono messo molto bene perché non le ho fatte tutte le gare e poi facendo anche l'organizzatore a volte devo seguire la gara invece che correre, però ogni tanto ci divertiamo lo stesso, dai. Invece come organizzatore come va il campionato? Ah, sta andando bene, è avuto un buon afflusso di piloti tra tutte le gare e questa è la finale, abbiamo 23 partenti, tutti agguerriti, andiamo una bella gara, dai. Ah, wow.
Diciamo che quest'anno, questo campionato, abbiamo trascurato un po', ma non per colpa nostra, per colpa di qualche evento che ci è successo tra il motore della macchina e cosa. Abbiamo fatto solo due gare su questa qui, la terza gara che facciamo. Siamo sempre andati abbastanza bene, siamo ancora tuttora terzi di categoria. E cerchiamo di finirlo bene la macchina. Un po' di problemi ieri con il disco freni e la pompa freni, adesso vediamo se riusciamo a gestire la situazione lo stesso e speriamo in bene. Allora, divertirci, siamo divertiti, e va bene così. La categoria 1 nei preparati, a 2 nei preparati, fino a 1600, modifiche sostanziali non ce ne sono, è una serie preparata, 1600 Vitara con le balestre, siamo un po' penalizzati che noi viaggiamo ancora con le balestre, quindi ci spacchiamo un po' di più la schiena, comunque ci divertiamo così là. Nella categoria serie si classifica primo Macrini Luciano con il suo Mitsubishi Pajero 3000 V6. Nonostante abbia avuto qualche problema di elettronica, il mezzo è risultato comunque performante, guidato senza evidenti sbavature e ha dato spettacolo al numeroso pubblico, accorso a vedere la gara da tutta la regione. Per lui il primo posto nella categoria serie. Sono Macrini Luciano, è il primo anno che vengo a fare questa disciplina in pista perché facevo il challenge, ho fatto Gran Criterio, ora ultimamente il TRC, e sono gare di abilità con navigatore, invece qui in pista è tutta un'altra cosa, è vero, un altro tipo di gare. Diciamo che la macchina non è il top per fare queste cose qui perché c'è dei prototipi, dei mostri, però mi contento perché ho visto, faccio dei tempi, specialmente all'ultima gara, ho visto, fatto dei tempi vicini ai prototipi. Come sei messo in classifica? In classifica come di serie sono primo perché sono solo, ora non lo so se sono, all'ultima gara ero terzo fra i fuoristrada, ora non lo so come, vediamo oggi, la giornata è bella, siamo un gruppo di amici, si sta molto bene, il posto mi piace, la pista ho visto è bella, quindi ci proviamo. Nella categoria preparati vince Luca Costa su Suzuki, grande prestazione per Costa dopo le ultime tappe non esaltanti. Per lui non ha avuto conseguenze l'abbandono all'ultima tappa, è riuscito a mantenere comunque 12 secondi sul secondo Manuel Pé, navigato da A4 Gabriele su Suzuki Samurai 1.6. In una gara veramente spettacolare, ha dato del suo meglio, con una guida esemplare, combattuta curva su curva, si giocava il titolo assoluto sfumato per pochi minuti. Io quest'anno siamo un pochino in sordina, ho perso due gare, quindi il campionato è un po' andato a sfascio, comunque questa qui è l'ultima, non si poteva mancare assolutamente. Vedremo come va a finire, ti dirò. La macchina è un Suzuki con un motore Swift 1300,
si corre nei preparati, è una macchina balestre, quindi rispetto ai mostri poco performanti, però è una categoria molto combattuta e molto divertente. Combattutissima la categoria prototipi con ben 8 equipaggi alla partenza. Categoria davvero spettacolare, con mezzi ben preparati e guidati con grande maestria dai rispettivi drivers. Grande spettacolo, dicevamo, nella categoria prototipi. Alla fine la spunta per pochi secondi il biellese Alberto Bonino, navigato da Paulina Andrea sul Suzuki TDI, che ha combattuto con Paolo Ramella curva dopo curva, anche lui su Suzuki è arrivato in seconda posizione. Terzo, Luca Zironi, navigato dalla figlia Bianca Zironi. Hanno girato con ottimi tempi, arrivando a soli 13 secondi da Alberto Bonino, rallentato da problemi alla frizione, ma nonostante tutto è riuscito a portare a termine la gara, con tempi interessanti e a giudicarsi il titolo assoluto 2019 di categoria. Quarto posto per Benito Bertuzzi su BMW. Per lui tempi sopra la media, rallentato anche da alcuni errori tecnici. Rimane la soddisfazione di aver portato due macchine preparate da lui in gara, una guidata da Roberto Zannellato, arrivato al quinto posto.
determinante l'uscita di scena all'ultima manche. Noi partecipiamo con le macchine, io è dal 1976 che corro, le macchine sono da me costruite completamente, siamo qui per divertirci, non faccio più il campionato italiano perché è troppo impegnativo e voglio correre con una Wisp. Ma le macchine sono completamente costruite dal telaio, e tutto quanto assemblato, telaio, e non c'è niente di fare, è tutto costruito via. Il BMW ha 284 cavalli, invece il turbo diesel ne ha sui 160 via, 170 via. Sesto posto per Giovanni Bonino, partito forte nelle prime due manche, ha rallentato nella terza e quarta perdendo secondi preziosi. Settimo posto per Davide Greco su Suzuki, per lui tempi piuttosto elevati nelle prime tre manche e uscita di scena anticipata nella quarta. Della classifica Serena Rodella, che ha avuto un'ottima seconda manche ma ha rallentato nella terza ed è uscita di scena nell'ultima, ma riesce a portarsi a casa il trofeo Bartoletti. Nella categoria preparati Evo, testa a testa tra Luca Righelli, navigato da Andrea Bonassi su Suzuki Turbo a molle, e Mario Gilardi, navigato da Deborah Gilardi, anche lui su Suzuki. Hanno dato spettacolo nelle quattro manche con un testa a testa spettacolare che ha entusiasmato il folto pubblico. Righelli l'ha spuntata in tutte le manche, distaccando Gilardi di quasi 3 minuti. Nella categoria propulsori moto vince Riccardo Bottaro su Suzuki con motore Yamaha. Splendido il sound del suo mezzo. Per lui, dopo una pausa forzata, ha girato con tempi sempre gli 8 minuti. Uno dei più veloci della pista. Sono Riccardo Bottaro. Siamo qui a Gattinara, per me è la seconda gara solo quest'anno che faccio di questo campionato. Quest'anno abbiamo saltato qualche gara, oggi facciamo la gara, vediamo di divertirci, la giornata è bella, si può chiedere di meglio per adesso. Dopodiché la mia macchina è un telaio tubolare con due motori Yamaha R1 1000, un bel mezzo, ha qualche anno ma dice sempre la sua quando non si rompe.
Divertiamoci, in bocca al lupo a tutti. Nella categoria UTV2 il più veloce in assoluto è stato Vittorio Gonnella su Polarize Turbo che, oltre ad aggiudicarsi il trofeo Toro Tauro, diventa campione nazionale della categoria UTV per il 2019. Secondo Francesco Vergari su Can-Am, che tappa dopo tappa ha migliorato sensibilmente la sua guida. Si è comportato egregiamente dando spettacolo al numeroso pubblico, ma non è stato sufficiente per vincere la gara. Terzo Claudio Esposto su Polarize RS1 che come al solito guida in maniera brillante dando grande spettacolo, per lui una tappa al limite che l'ha portato a soli 4 secondi dal secondo posto e a 40 dal primo. Della classifica Poggioli Fausto, anche per lui grande spettacolo nelle varie manche, tutte tirate al limite e sempre sotto gli 8 minuti. Manche dopo manche perde il podio per soli 2 secondi. Si archivia quindi il Trofeo Italia Unicef 4x4 UTV che ha visto per la stagione 2019 vincitori assoluti Luca Zironi per la categoria fuoristrada e Vittorio Gonnella per la categoria propulsori moto e UTV. Le premiazioni verranno fatte dall'automobilismo MSPI Sport Italia a Reggio Emilia. Volevo ringraziare gli sponsor che ci hanno permesso di fare questa gara, soprattutto Toro Auto, e la gara di Gattinara di oggi è diventata primo trofeo Toro Auto. Poi ringrazio comunque la carrozzeria Bonino, Technology Solution, che ha fatto tutte le targhe che abbiamo dato ai navigatori e a tutti i partecipanti. Eka Onlus, Alimentari Grosso, Tecnoflam, Antex, Pane Vino e Poi, che ha messo in palio le due bottiglie di vino pregiato per i vincitori del trofeo, i vincitori assoluti. Stratos, Tecno Impianti, Mio Carrozziere, News Biella, Franchi Umberto Marmi, che è lo sponsor che ci segue proprio da qualche anno, e Autogrillo. Li ringrazio veramente tanto per ci hanno dato la possibilità di svolgere questa bellissima gara a Gattinara.
e non l'ho fatto prima, ringrazio il Motoclub Gattinara che ci ospita sempre con professionalità. Grazie a tutti, ci vediamo nel 2020. Contenendo micropolveri di particelle di ceramica, il trattamento della Ceramic Power Liquid crea un rivestimento protettivo che, eliminando gli attriti, rende più fluido il movimento delle parti meccaniche. Ceramic Power Liquid, la fonte della giovinezza dei motori. Fortechnic è il rivenditore ufficiale dei migliori accessori per fuoristrada. La qualità muove la nostra passione. Buonasera, io sono Alberto Simonelli, presidente dell'associazione 92esima Buffalo. Che cos'è la 92esima Buffalo? È un'associazione che si occupa di storia prevalentemente, soprattutto del recupero dei veicoli che hanno partecipato al secondo conflitto mondiale e nella specie ai veicoli americani. La nostra associazione ha sede a Sarzana e da tanti anni segue questo importante settore storico e soprattutto la storia locale. Noi ci occupiamo del recupero di veicoli, ma soprattutto del recupero di tutto quello che è legato alla storia della Seconda Guerra Mondiale, uniformi, equipaggiamenti e quant'altro. Questa associazione qui prende il nome dalla divisione Buffalo. La divisione Buffalo era una divisione afroamericana, cioè con i soldati americani di colore, tutti quei soldati che hanno operato nella nostra zona e dove sono caduti nella nostra zona, sono morti per far sì che rendesse libera la nostra zona. Io ho fatto una piccola introduzione, vorrei lasciare spazio anche ai altri soci di questa associazione. Ora magari Filippo ci spiegherà forse in una maniera forse più chiara quello che noi riusciamo a fare e che facciamo. Sì, salve a tutti, mi chiamo Filippo, come mi ha già introdotto Alberto. Sono militare, ancora in servizio, e quindi diciamo che sia per una vecchia passione da ragazzino, sia per quello che ho maturato durante gli anni di servizio, sono sempre stato interessato sia alla parte mezzi, alla parte armi, la parte equipaggiamenti, la parte radio. È una passione che, appunto, essendo fin da ragazzino, poi ho avuto modo di coltivare durante il servizio. E naturalmente il tutto unito alla passione per il fuoristrada, perché il 100% dei mezzi che noi utilizziamo, che restauriamo, sono comunque veicoli 4x4, 6x6, comunque a trazione integrale. E i mezzi ci permettono anche, come diceva prima Alberto, di portare i nostri materiali, i nostri armamenti, tutto l'equipaggiamento in giro anche per il territorio, perché un conto è avere tutto chiuso, fermo dentro un museo, quindi locali chiusi che devono essere comunque raggiunti da chi li vuole visitare, e un altro discorso è invece poter poterci muovere sul territorio portandoci dietro, come adesso poi vedrete anche sui mezzi qui, parte di quello che noi abbiamo raccolto, quindi a livello di uniformi, equipaggiamenti, materiali radio, materiali d'armamento. E questo permette di avvicinare di più la nostra passione e la nostra, diciamo, chiamiamola fra virgolette, non vorrei essere, cultura storica del periodo, naturalmente specifica, molto relativa, molto limitata, però è parliamo comunque di storia, e di portarla in giro per i paesi, in giro, insomma, per le strade, di riuscire ad avvicinare la popolazione che spesso e volentieri non ha né il tempo né la voglia e neanche ha idea di quello che potrebbe trovare poi in un locale chiuso, in un museo.